L'Abruzzo, splendida regione verde, dove la vita media è più alta che altrove in Italia, dodicesima regione per qualità della vita in Europa. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha speso parole importanti e affettuose per l'Abruzzo, la regione che, ha detto, lo ha colpito profondamente da quando l'ha conosciuta a fondo 10 anni fa per un'occasione purtroppo tragica, il terremoto dell'Aquila. Per questo, nella sua giornata aquilana, a sostegno della campagna elettorale del candidato alla presidenza della regione per il centrodestra, Marco Marsilio, ha voluto ricominciare da qui, cioè dalla commozione, dall'emozione e dal ricordo. Ci sono persone con cui ancora oggi ci scriviamo per scambiarci gli auguri dopo il terremoto, ha detto Silvio Berlusconi, accolto dal coro dei sostenitori al grido Silvio sei unico, nell'auditorium stracolmo dell'Associazione dei costruttori dell'Aquila. Berlusconi ha ricordato il cosiddetto metodo Silvio, adottato per costruire il più rapidamente possibile 21 quartieri del progetto Case Post-Sisma, in cui ospitare migliaia di sfollati. Le prime case consegnate dopo 4 mesi dal terremoto. Devo dire che sono commosso questa mattina, lo dirò adesso a coloro che mi ascolteranno, e comunque non sono più ritornato all'Aquila da allora per delle ragioni precise che fra poco ricorderò. Ho dentro di me un ricordo commovente che non finirà mai, di quei giorni, dei giorni di ciò che successe, del terremoto, delle famiglie che avevano perso i loro cari, delle famiglie che avevano perso la loro casa e che mi accolsero qui con una grande speranza che per fortuna io seppi far avverare con la costruzione di case forti e resistenti al terremoto, confortevoli, con tutti e gli arredi necessari per entrarci e vivere piuttosto subito bene, e noi queste case le sapemmo costruire e consegnare in meno di 5 mesi. E rivolto al candidato Marsilio, Berlusconi ha detto: è il miglior candidato presidente a cui l'Abruzzo possa aspirare e riteniamo che sarà in grado di governare 5 anni e portare la regione a crescere. Poi il consiglio a Marsilio: partire subito con la riduzione delle tasse alle imprese e alle famiglie e abbattere i costi della sanità, che è eccellente in Abruzzo ma troppo costosa per le famiglie, spesso costrette a lunghe liste di attesa. Occorre, ha esortato Berlusconi, assumere più medici e paramedici.